Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo appuntamento su Formula 1 2018 con la carriera di Mick Schumacher in Red Bull. Oggi partiamo subito dentro la pista, siamo nelle qualifiche di questo finale di stagione ad Abu Dhabi. Si può decidere veramente di tutto, qui l'avete visto la situazione di classifica, se non l'avete fatto guardate alla fine dell'ultimo video, vedete la situazione. È importantissimo per noi riuscire ad arrivare almeno dentro i primi 9 piloti per essere matematicamente campioni del mondo e difendere quindi il tutto da Sebastian Vettel, che ha l'obbligo tra l'altro di vincere, quindi bisogna anche vedere se Vettel vince effettivamente la gara oppure no. E tra l'altro molto combattuta sarà anche la situazione per quanto riguarda la classifica costruttori, ma qua non dipende soltanto da noi, dipende anche dal nostro compagno di squadra che ultimamente sta facendo un po' kegger, quindi cerchiamo un attimino anche di capire cosa possiamo ottenere lì, perché abbiamo solo 18 punti di distacco rispetto alle Ferrari, mi pare, o le Mercedes, no, le Mercedes se non ricordo male. Bene, detto questo ragazzi, siamo nel miglior assetto possibile. Adesso qua mi monta, tanto questo è un bug tutte le volte che non carica subito, ma lo carica sempre poi dopo aver fatto un giro. Comunque fatto sta che tutto è pronto ragazzi, aspettate che guardo anche che l'assetto sia corretto, montiamo quello di Abu Dhabi che ce l'ho già preparato per sicurezza se non l'ha fatto. Ok, usciamo subito per le Q1, che dovrebbe essere abbastanza easy, almeno spero, salvo imprevisti tipo Brasile, tipo Interlagos. Ma qua come vedete il tempo è spettacolare ragazzi, siamo al tramonto e la gara come ben sapete si corre in notturna. Sarebbe bellissimo chiudere il tutto con una vittoria, perché sarebbe vittoria della gara, vittoria del mondiale. Non so se sarà possibile farlo, sicuramente la cosa più importante è evitare errori, infatti ho volutamente caricato un assetto molto più stabile rispetto ad un altro che avevo, proprio perché voglio evitare che, di girarmi, voglio evitare fregature diciamo dell'ultimo momento. E qua la cosa fondamentale è non farsi sbattere fuori. Guarda anche alla fine, merda.
Già meglio, ma mi sa che in realtà, ragazzi, ci sono un botto di piloti nell'arco di pochissimi decimi, perché ho visto addirittura Sainz secondo. Oddio santo, dove siamo finiti noi qua? Undicesimi, merda. Si fa molta fatica allora, non pensavo così tanto. Un secondo e quattro ci hanno rifilato, merda. Ma davvero? Il giro finora è 1 minuto 36,0. Incredibile, ragazzi. Attenzione perché rischiamo, attenzione perché rischiamo anche di star fuori. Dovrei usare un secondo treno di gomme, ma potremmo anche usarlo, ragazzi. Non mi fido di questo tempo, sapete. Ma non pensavo di andare così male, cazzo. Ma come mai vado così male di nuovo? Beh, che tecnicamente Abu Dhabi effettivamente era un bel po' che non la corro, ma non mi sembra di andare così di merda al punto di essere così lontano. Affanculo. Ma è un po' di sbavature, ma almeno siamo all'interno della Q2, ragazzi. Si fa fatica tanto ultimamente in qualifica, Non so quale sia la motivazione dietro questa cosa, ma si fa veramente tanta fatica. Siamo sicuramente dentro con questo 1.35.5, però faremo fatica con questo tempo ad entrare in Q3. Questo è il vero problema, ragazzi. Fatica anche Vettel, che per un secondo, per una posizione, un paio di posizioni in realtà, non va giù. Anche lui in difficoltà in realtà, ma ha girato con le ultra soft, quindi in realtà poi andrà da Dio. Verstappen è subito un secondo e uno più veloce di noi, ragazzi. Moh. A me onestamente non sembra di andare così male, di girare così male. Non capisco effettivamente da dove derivi tutta questa distanza. Per fortuna che qua non dobbiamo né vincere né arrivare sul podio per forza. Dobbiamo arrivare noni, ragazzi. Quindi insomma devo veramente suicidarmi per non arrivare nono. Quindi proviamo subito adesso a... cosa faccio? Esco e proviamo subito a fare un tempo. Occhio perché tra l'altro non avrò tante possibilità, mi sa, Sa che sarà un po' l'unica possibilità che ho questa per fare un discreto tempo. E poi non ho un altro treno di gomme, perché l'altro treno sarebbe per la Q3. Sì, certo che se partiamo così indietro, a meno che Verstappen non faccia un garone e che poi la gara non ci si metta un po' a nostro favore, temo davvero che la costruttori sarà veramente difficilissimo poterla portare a casa. Thank you.
Niente, niente, non riesco più a migliorarmi, ragazzi, anche perché adesso le gomme andate. Anzi, occhio tra l'altro, perché forse le ho consumate anche fin troppo queste benedette gomme. 1.35.207, sono a praticamente un secondo da Vettel, eccolo là, bastardo. Io meglio di così, ragazzi, sicuramente non riesco a fare. Spero che tra l'altro neanche gli altri facciano meglio di me, così almeno vado direttamente in Q3. Ok, dai, almeno in Q3 dovremmo essere... No, vabbè. Come al solito. Ah, che palle. Sì, guardate il tempo, ragazzi. Ma ultimamente le qualifiche veramente... Io non le corro più le qualifiche, veramente, ragazzi. Lasciamo perdere, siamo fuori. Siamo fuori dalla Q3. È una garaccia questa. Per fortuna che dobbiamo arrivare almeno noni, perché se no la vedrei veramente complicata. Noni, ottavi forse addirittura. Adesso dovrei controllare bene quanti punti si fanno. Forse sì, dovremmo essere noni, però sto pensando, dovrebbe non vincere Vettel, sto pensando, né? Perché se non dico una cazzata, se arriviamo a pari punti e lui vince una gara più di me, dovrei essere dietro io poi. Quindi dovremmo arrivare, penso, almeno ottavi, ragazzi. Occhio, perché partiremo undicesimi, quindi ci saranno 3-4 posizioni da recuperare. Mi sembra veramente clamorosa come situazione, ma ancora una volta siamo molto indietro. Ultimamente le qualifiche sono veramente disastrose. Niente, ansia per domani per la gara, ragazzi, la vivremo insieme. Mi raccomando, lasciate un mi piace, condividete il video con tutti i vostri amici. Noi ci vediamo domani con la gara ad Abu Dhabi, che decide il mondiale.